Nicola Mopà, di nuovo su Spettacolo Mania, ma come stai? Ti trovo benissimo. Bene, grazie, bene. Allora, siamo qui per parlare di Un professore seconda stagione, torna e torna quindi anche Simone, figlio del professore, ma anche nella sua classe, insomma come insegnante di filosofia, e quindi ha il papà come professore. Allora, che cosa succede in questa stagione? Intanto diciamo che si consolida l'amicizia con Manuel. Beh sì, sicuramente il rapporto con Manuel è un rapporto che non finisce, è diventata una persona molto importante per Simone nella prima stagione e sono convinto che continuerà ad esserlo nel seguito della sua vita, ecco. È un'attesa che poi è finita dopo tanto, perché sono 2 anni che aspettavamo l'uscita della stagione e siamo molto contenti appunto di essere tornati e di tornare anche un pochino tra le braccia di un pubblico che ci ha accolto anche molto bene. È anche un'amicizia molto complice, anche proprio tra voi, no? Tra te, tra Nicolas, insomma, voi attori, vi vediamo sui social che scherzate, tu e Damiano, vi picchiate, ridete, insomma, siete grandi amici. Sì, questa cosa del picchiarsi è molto divertente. Sì, è molto adolescenziale, come dire, è un modo che io anche da ragazzo avevo con i miei amici, ecco, è un pochino di squadra da calcio, come dire, sembra un po', però no, sicuramente il rapporto nostro poi ha aiutato anche e influenzato il rapporto dei nostri personaggi e credo e spero l'abbia arricchito. Poi Simone fa un incontro molto importante in questa seconda stagione, che è quello con Mimmo, questo ragazzo che arriva dal carcere minorile di Napoli. E che cosa succede tra loro? Sì, Mimmo è un personaggio che nella prima stagione Simone non incontra mai, sente solo nominare, e nella seconda stagione invece, come dire, si instaura il vero e proprio rapporto, quindi non diventa soltanto l'alunno carcerato del padre, ma invece diventa un amico e insomma la relazione è poi tutta da scoprire, è un rapporto che si evolve nella stagione e bisogna scoprirlo. Tra l'altro interpretato da Domenico Cuomo, voi avete lavorato insieme insomma in Mare Fuori, so che non ci sarai nella nuova stagione, insomma ti mancherà. Sì, certo, mi mancherà soprattutto il gruppo, era un gruppo fantastico e gli auguro tutta la buona fortuna poi per la nuova stagione che sta per uscire. Però sarai in un'altra serie, perché devo dirti che tu scegli molto bene, insomma credo che lo scelga tu personalmente, scegli molto bene le serie e i ruoli, quindi una nuova serie che si chiama Noi siamo leggenda, e tu chi sei, quello che ci puoi anticipare, di cosa parli? Beh, innanzitutto i ruoli li sceglie molto bene Eleonora. Possiamo inquadrare? Non so, no, assolutamente no, facendo di no. Però sì, è un nuovo progetto ed è anche una nuova sfida, perché per la prima volta mi sono cimentato con l'elemento fantasy all'interno di una storia ed è stata una sfida sicuramente, anche l'utilizzo del VFX insomma è stata una grande novità per me e mi sono divertito tantissimo. Poi il regista era Carmine Lì, appunto, con il quale ho lavorato nella prima stagione di Mare Fuori, e ritrovarlo e ritrovare anche il suo modo di lavoro, il suo metodo per me è sempre bello. Diciamo che i giovani hanno già per loro insomma dei superpoteri, qui ne avete ancora di più in questa serie. Posso chiedere quale sarà il tuo, oppure non sì, vogliamo spoilerare? Sì, no, è invulnerabilità e / rigenerazione, poi non ho mai ben capito come dire la vera terminologia per il potere, però se si taglia guarisce, ecco. Un po' come le lucertole che poverine quando gli tagliano la coda ricresce. Un po' una lucertola, Gian, sì è vero. Però sarebbe comodo, no? Ti piacerebbe come superpotere? Beh, se fossi uno stante sicuramente credo sarebbe il potere più utile. Poi non sono molto spericolato nella vita, non faccio né paracadutismo né corse con la moto, però preferirei altri poteri sicuramente. Ovviamente queste sono anche metafore, no? Che cosa vuole raccontare la serie in realtà? Sì, i poteri sono a tutti gli effetti una metafora, e più che una metafora anche uno strumento personale, poi personalizzato, perché ogni potere diciamo sembra quasi fatto apposta per il personaggio che poi lo acquisisce, ecco. Ciao Spettacolomania, alla prossima, grazie.